costruiva, no? Magari, siamo, magari sì, ci deve qualcosa, bonifico, qualcosa. Guarda, come Palio siamo messi che ne spendiamo tanti. Luis Capaldi, questa è la grande canzone, la musica di Ciao Como Radio. Ciao, come state? È arrivato il momento dell'ospite, Marco. Allora, l'ospite, un'amica ormai? Sì, anche lei un'amica. Sei nostra amica? Ormai, certo. Ah, meno male. Passa a salutarci, a trovarci. Oggi più che mai, perché Laura Bordoli era presidente del Palio del Baradello. Palio che ormai è pronto, domani c'è il via ufficiale, diciamo così, perché quando c'è il discorso del vescovo alla città, ci sono anche i rappresentanti dei vari borghi. Giusto, Laura? Esatto, buona giornata. Ci sono i capitani, intanto. Ci sono i portagonfaloni. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Laura. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, cominciamo domani perché c'è la tradizionale benedizione del drappo, che è il premio che si aggiudicherà il borgo vincitore, che viene proprio benedetto dal vescovo. E quindi ecco, è esatto. Sì. È proprio una tradizione, sì, che sì, si ripete. Sì, sì, quindi è una il vescovo... tradizione, quindi alle 20:30 naturalmente prima ci sarà la cerimonia religiosa e dopodiché ci si sposta e verrà benedetto il drappo come tutti gli anni, insomma. Ecco, e questo è l'appuntamento, quindi diciamo... principe che caratterizza un po' i primi giorni del Palio del Baradello, vero Laura? Sì, siamo ancora in fase ovviamente preliminare, poi le gare saranno poi successivamente, sono sempre tre, vero? Le sì, gare, sì, sì, le gare è un contesto tre. Ben consolidato quello del Palio, no? Sì, 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 sì. Vogliamo un po' rivoluzionare l'anno prossimo per il quarantennale, però nessuna anticipazione al momento, quindi il prossimo anno, esatto, quando ci saremo all'interno della 40ª edizione, sì. Ci prometti qualche novità. E ci puoi svelare qualcosa? Qualcosina non ce la puoi svelare stamattina? Beh, una cosa. Che sicuramente una cosa che ho anche... Non lo diciamo a nessuno, promesso. Sì, sì, senz'altro. Gli ascoltatori non lo diranno a nessuno. No. Una cosa che tutto sommato è già un po' conosciuta da quelli che sono gli obiettivi è che la novità di quest'anno è dei bambini che sfilano con l'imperatore bambino e imperatrice bambina all'interno della sfilata storica. Ma l'anno prossimo vorremmo proprio organizzare un loro palio con le gare dei bambini. Ecco, questo è l'obiettivo. Wow. Questo è veramente molto molto interessante, direi, Laura. Bravi. Non so quanto sarà facile poi allestire. Ma facile non c'è niente nel palio, purtroppo. No. Perché si complicano sempre di più anche le pratiche per la sicurezza, per tutto, come è giusto che sia. Però diciamo è sempre più faticoso, ma noi ci siamo e cerchiamo di coinvolgere anche qualche più giovane, ma per più giovane intendiamo anche dai 40 in su, insomma, perché okay. È importante ringiovanire e creare nuove energie, nuove forze per andare avanti sempre con novità. Allora, siamo appunto all'edizione numero 39 con il via poi domani. Ecco, ricordiamo ancora allora anche le gare e insomma gli appuntamenti clou, sono tanti, sì. So che poi ci tieni, ovviamente c'è anche la festa della famiglia, il sabato dedicato alla famiglia, sì. Alle famiglie in centro a Como, che sicuramente è un modo anche per stare assieme, per unire. L'anno scorso sì. A questo proposito, se posso, ci tengo molto a dire che il riscontro delle persone che vogliono partecipare, dei nuovi gruppi, delle associazioni che vogliono dare una mano, sono cresciute. Quindi finalmente, dopo tanta fatica in questi ultimi 5-6 anni, vediamo che è servito, che il palio è conosciuto e che anche i comaschi vogliono partecipare. Questa per noi è la più grande soddisfazione. In più, in questa edizione c'è molto spazio per i bambini, nel senso che sia nella sfilata abbiamo più bambini partecipanti, sia con questa introduzione della sfilata dei bambini c'è più spazio. Quindi grande soddisfazione in questo senso. Deve essere una manifestazione di gioia. Deve essere un avvicinamento dei giovani alla cultura, per cui noi stiamo puntando a tutto questo, insomma. Cosa dicono? Cosa dice il gruppo dei ragazzi, delle persone che sono che sfileranno? Sono anche sono entusiasti, sì, ecco. Sì, noi abbiamo già l'imperatore bambino, l'imperatrice che hanno che già bello. Fatto le prove dei nuovi costumi che sono stati disegnati apposta dalla nostra pittrice e consigliera Nicoletta Brenna, insomma. Sono molto entusiasti, anche un pochino timorosi, ma faremo anche una riunione apposita col nostro imperatore, che è anche un attore, per fare vedere la postura, certo. Come si sta in una sfilata, come ci si posiziona, e quindi cerchiamo proprio di coinvolgerli fin da prima in questa importante manifestazione. Che bello, ragazzi. Intanto, mentre parli, Presidente, noi mostriamo anche, ovviamente, la brochure ufficiale del Palio del Baradello e anche... i partecipanti, questi sono gli stemmi, allora c'è Camerlata, c'è Camnago Volta, c'è Cernobbio, poi San Martino, non lo leggevo bene, Tavernola,
poi Quarcino, la Curtesela, Rebbio e Sant'Agostino. Come sì. abbiamo detto la volta scorsa, manca Casnate quest'anno, sì, per motivi organizzativi non c'erano fatte. Speriamo che rientrino, ma per quest'anno è così. Ecco, queste sono le gare, dicevo, Laura. Sì, le gare sono quelle tradizionali, diciamo, l'8 a Villa Olmo ci sarà la prima gara ufficiale, che è quella delle Lucie, e che si sfideranno sul lago davanti grande a spettacolo Villa davanti a Villa Olmo domenica sì. 8 settembre sì, poi magari se mi darete modo ne parleremo un attimo torna di più, anche perché settimana prossima c'è la partita, ci sono altre manifestazioni, c'è Monza. Per cui sarà un pochino difficile, c'è Como Monza, è un casino, è una partita precise, abbastanza perché... complicata dal punto sì. di vista dell'ordine pubblico, esatto. Questo sicuramente, quindi 8 settembre Villa Olmo le regate sì, della Lucia. Ma io invito anche i bambini e le famiglie a venire prima, perché ci sarà falconeria, ci saranno molti giochi antichi, abbiamo coinvolto un signore che ha studiato proprio questi giochi, ci saranno almeno 20 giochi medievali antichi per far divertire i bambini, ci saranno le danze e quindi grande divertimento per trascorrere tutto il pomeriggio. Le altre due gare poi, Laura? Le altre due gare la saranno disputate il 14 in Piazza Duomo, e quindi il famoso tiro alla fune. E nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, e poi verso sera ci sarà la Cariolana. Esatto, sono le gare che poi concluderanno. E per concludere invito tutti a partecipare, perché ci sarà un grandissimo spettacolo di fuoco con 10 personaggi che si muoveranno in questo spettacolo di fuoco che abbiamo tenuto a fare proprio in Piazza Duomo per farne godere. E anche il giorno della sfilata, del gran corteo. Poi il giorno dopo, esattamente. È un po' sì. faticoso anche per questo. Sì, perché poi è tutto concentrato, diciamo, in 3 settimane sostanzialmente. Sì, 3 settimane. Sì, prevalentemente il weekend, perché esatto, anche i volontari sì. chiaramente lavorano e poi bisogna concentrare in questi giorni in cui tutti siamo liberi. Ecco, comunque è una tradizione, perché come la Fiera di Sant'Abbondio, no? Anche il Palio del Baradello è una tradizione che rivive, è una tradizione che però guarda anche al nuovo, al moderno, no? con qualche spazio importante, come hai detto tu, questa apertura al mondo giovanile, molto interessante, a me pare una scommessa, è un investimento, se riuscirai a portarla a termine, tu e lo staff ovviamente, certo, del Palio, il consiglio, Laura, credo sia un risultato importante. Sì, ma guarda, ti dico, quest'anno siamo contenti di vedere finalmente un risultato concreto, già l'anno scorso c'era qualche avvisaglia, ma quest'anno ci manca qualche ometto, io non so perché questi uomini non vengono, vogliono. Si vergognano. No, beh, ce n'è, ma però ce ne mancano ancora, qualche milite, qualcosa, se per caso qualcuno vuole partecipare, certo. Io poi lascio come? Un numero, ma certo. Per qualsiasi problema, per partecipare anche alla cena, di cui dopo, se mi date un attimo, parlerò, 333-1234-724, Marianna. Ripetilo ancora, perché 333 e io ho la R, quindi ci posso fare niente. È bellissima quella R. 1234 724. Ecco, questo è il numero, allora, per chiedere ulteriori informazioni, sì, anche per partecipare a fare per la partecipare sfilata. Alla cena, per partecipare alla sfilata, per comprarci qualche biglietto della lotteria, che, perché tutto aiuta, chiaramente. La lotteria, e c'è anche la cena medievale. La cena, ecco. L'appuntamento importante sarà il 7 settembre alle 20. E quest'anno sarà di fianco al Tribunale in San Francesco, per cui invito a prenotare per tempo a questo numero che ho già detto, perché chiaramente adesso rientrano tutti e cominciamo già a ricevere le prime. Ecco, è cena medievale che su prenotazione, ci vuole, sì, occorre la prenotazione assolutamente. Ecco, ci saranno danze, ci sarà lo spettacolo, per cui vi divertirete di sicuro. Ecco, perfetto, quindi cena medievale con cibi medievali. Sì, sì, assolutamente, ovviamente. Non ci saranno verdure che non esistevano, perché sono arrivate dalla mente, non ci saranno. Ah, ok, sì, attenti, certo, certo. Non c'è la pizza, no. Diciamo, una volta si metteva poco sale, ecco, qui non è che poi la cosa sia immangiabile, anzi forse buona, esattamente, quindi, però è una giusta, diciamo, mediazione fra quello che è il gusto attuale e comunque i prodotti che esistevano proprio sul territorio. Una grande, bella tradizione della nostra città. Ieri è venuta l'assessore Gentilini, ieri mattina. Sì, sarà presente, si vestirà, sì, anche, parteciperà. Ha detto che parteciperà anche col vestiti. Dicevo, ieri è venuta l'assessore Gentilini assieme a Cesare Chessorti per parlare della
Fiera di Sant'Abbondio, ovviamente una delle tradizioni di questo periodo di Como, oggi la seconda bella tradizione della nostra città, il Palio del Baradello. Che dire, noi siamo davvero lì sul pezzo ogni giorno, perché in effetti vi stiamo facendo vedere e conoscere, e speriamo e vi invitiamo anche ad andare a partecipare a questa bella manifestazione. Il Palio, la Fiera di Sant'Abbondio, tutto assieme, perché poi domani sera ci sarà appunto il discorso alla città del Vescovo, con la benedizione del drappo da parte del vescovo, appunto, Oscar Cantoni. Laura, grazie, torni settimana prossima, così parliamo ancora del Palio. Grazie a te della grazie a voi dell'invito, e vi aspetto. Allora, domani Palio a Sant'Abbondio per la presentazione ufficiale. E l'uno, scusate, passeggiata al nostro simbolo, al Castel Baradello, dove saranno falconerie. Come? Come si può partecipare tranquillamente? Sì, è tutto gratuito. A che ora? Normalmente lo spettacolo inizierà verso le 3. Ci saranno ovviamente la sfilata con tutti i borghi, ci saranno gli sbandieratori, ci sarà falconeria, ci saranno gli arcieri. Quindi domenica pomeriggio potete andare a fare una passeggiata davvero molto bella al Castel Baradello, vista spettacolare con i protagonisti del Palio. Grazie Laura. Grazie a voi.